Buongiorno, oggi vi faccio vedere con pochi euro che buona ricetta realizzo. Pochi euro perché ho intenzione di fare le alici e le alici le ho pagate, ne ho prese pochissime perché verrà un piatto sostanzioso anche con poche alici. Le ho pagate 4 euro. Poi in casa ognuno ha le patate, un po' di prezzemolo, qualche pomodoro. Vi faccio vedere con massimo 7 o 10 euro che bella ricetta che faccio. Allora, ho pulito le alici, ho tolto la spina centrale, le ho sciacquate per bene. Adesso mi vado a sbucciare le patate. Sul fondo della teglia ho messo un filo d'olio, poi ho coperto con le patate sottilissime. Vedete, vi faccio vedere come sono sottili. Le ho tagliate con la mandolina, vedete, sottili, sottili, sottili. E ho messo sopra alle patate tagliate sottili le alici, ho messo il sale, ho messo il prezzemolo tritato. Adesso vado a coprire le alici con queste altre patate. Ho coperto le alici con un altro strato di patate, vedete? Ho messo sopra delle fettine di pomodoro, sale, adesso vado a mettere un filo d'olio e una bella grattata di buccia di limone. Poi vanno in forno 20 minuti, 25 minuti perché le patate devono cuocere, diciamo 25 minuti, 190 gradi. Adesso in forno. E voilà! Poca spesa, tanta resa. Buon appetito! Buongiorno, oggi vi faccio vedere con pochi euro che buona ricetta realizzo. Pochi euro perché ho intenzione di fare le alici e le alici le ho pagate, ne ho prese pochissime perché verrà un piatto sostanzioso anche con poche alici. Le ho pagate 4 euro. Poi in casa ognuno ha le patate, un po' di prezzemolo, qualche pomodoro. Vi faccio vedere con massimo 7 o 10 euro che bella ricetta che faccio. Allora, ho pulito le alici, ho tolto la spina centrale, le ho sciacquate per bene. Adesso mi vado a sbucciare le patate. Sul fondo della teglia ho messo un filo d'olio, poi ho coperto con le patate sottilissime. Vedete, vi faccio vedere come sono sottili. Le ho tagliate con la mandolina, vedete, sottili, sottili, sottili. E ho messo sopra alle patate tagliate sottili le alici, ho messo il sale, ho messo il prezzemolo tritato. Adesso vado a coprire le alici con queste altre patate. Ho coperto le alici con un altro strato di patate, vedete? Ho messo sopra delle fettine di pomodoro, sale, adesso vado a mettere un filo d'olio e una bella grattata di buccia di limone. Poi vanno in forno 20 minuti, 25 minuti perché le patate devono cuocere, diciamo 25 minuti, 190 gradi. Adesso in forno. E voilà! Poca spesa, tanta resa. Buon appetito!